Benissimo ragazzi, allora proseguiamo. Allora, abbiamo battuto il golem, giusto? Si è sbloccata questa nuova porta, per cui vediamo cosa c'è al suo interno. Per il momento, ancora mostriciattoli debolucci, direi. Sì. Ma in realtà mica tanto, perché 4 colpi per battere questo non sono affatto pochi. Allora, i due corvi. Qua manca una gemma, mi sa. Vediamo. No. Nulla di tutto ciò. Male, mi sa che qua allora troveremo la gemma molto ma molto più avanti, secondo me. Vai, che cazzo è imboscata? Perché questi qua sono morti con un colpo solo? Ah, perché era un altro tipo quello di prima, giusto. Perfetto, un bel livello. Ci piace, ci piace. Schegge, non ne vedo. Allora, o la forza che aumenta il blocco, oppure l'agilità che aumenta l'evade un pochino. Ah, adesso sale ancora allora. Ah, bene, 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 ok. Che poi, boh, non so onestamente. Così mi piace, così mi piace. Vediamo se abbiamo qualche scheggia. Inert, Dragon Art, Dragon Oil per 4, Dragon Shard. Ah, ok, bene. E per potenziare questa quanto serve? 5. Ah, possiamo farlo allora. Possiamo farlo, mi sa. Vediamo un attimo. Dragon Oil combine con Dragon Shard. Ancora. Dragon Oil con Dragon Shard. Perfetto. Credo, non sono sicuro in realtà, ma mi sembra di avere abbastanza cose. Rare Dragon Shard. Dragon Shard, no. No, 4 ne ho, cavolo. Convinto di averne 5. Vabbè, dai, niente, ce ne manca ancora una. Teniamo duro, teniamo duro. Oh, il nostro amico. No, questo qua mi sa che è nuovo, Mi sembra che abbia un altro tipo di arma. Niente scheggia. Ok. Oh, che cazzo sto vedendo. No, ma stiamo scherzando? Ma dai. Ma dai. Ma perché ci dovrebbe essere... vabbè, ok. E adesso io cosa faccio? Mi attacco al cazzo? Ah, farò main menu. Cioè, cosa posso fare? Ma vaffanculo. Start game. Ah, mi ha salvato qua, fra l'altro. Bene. Da che parte stava andando? Di qua, credo. Sì. Ah, ero veramente qua, infatti. Va bene, ragazzi, ok. Utile sapersi. Si era buggato. Sì, l'hai visto anche tu, sì? Sì, 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 sì. Ci è arrivato giusto in tempo per vedere qualcosa di bello. Inventory. Ah. L'ho immaginato, perché sto qua dovrebbe essere tipo un sacchetto di grano. Infatti, avevo letto da qualche parte una cosa del genere. E adesso, però? Ehi. Buttamela giù, dai. Grandissima. Adesso questo qua va sul corpo. Niente, speravo di farlo... Di ucciderlo, ma no. E se invece lo lascio mangiare, che succede? Ok. Che stranezza. Allora, proviamo ad andare di qua, visto che ci siamo. Di qua si va avanti però, come mai? Cioè, nel senso, no, come mai? Comprendo che si vada avanti, ma... Ah, un altro potere. Che culo. Vediamo cosa fa. The Dark Radiance of the Shadowstone entreats you to open your mind, your heart, your soul. When triggered, the Shadowstone will drain the life force of an enemy and present you as a gift. Assorbe la vita di un nemico e te lo presenta come un dono. Cosa vuol dire? Che forse mi fa recuperare vita? Potrebbe essere così? Boh. Vabbè, andiamo alle statue dei due corvi e mettiamo la pietra che abbiamo appena preso. O almeno spero, Penserei comunque di sì. E più che altro, la manovella del Toy Soldier dove cazzo va, che non ho mai capito. Grandissimo. Quello non lo so. Possibile che debba ancora vederlo? Sì, tutto è possibile in realtà, però...
Poco probabile, dato che l'ho preso ben un bel po' di ore fa. Mi sono chiuso dentro e quindi non va bene, insomma. Worth it. Oh, porcaccia. Ho fatto scambio della spada. Sì, ok, va bene. Ah, no. Cioè, tutte le cose che ho usato sullo spadino? Che cazzo? Buttate così? Ne è valsa la pena, area achievement. Sì, ok, però... Insomma... E poi adesso... No! Merda, ho sbagliato il pulsante. Sì, dai, grazie al cazzo perché uso lo spadino di merda. Allora, vediamo un attimo cosa posso usare. Non che sia tanto meglio questo, eh. Aia. No, eh. Anzi, addirittura mi verrebbe da dire che è meglio lo spadino, cazzo. Base. Muori. Bene. Mamma mia. Ciao, ciao Xienga, come stai? Proseguiamo. Cosa abbiamo qua? Ho sbagliato porta, mi scusi signore, ciao. E anche di qua in realtà, porte sempre più amichevoli. Datemi delle schegge che potenza un po' quello spadino infame. E niente. Vediamo un attimo. Però tutto aperto qua, eh. Bam. Tutto aperto, eh. Però sta cosa qua mi è familiare, sì. Cioè, mi ha corso tutto fino a qui? Ma che problemi hai? Mi ha fatto una vita, cavolo, dai. Niente schegge. Quindi adesso che stavo potenziando in pratica tantissimo la lancia, mi danno la spadina, va bene, dai. Leggiamo un attimo qua velocemente, non si vede niente, ma come... Ma non si sono resi conto che... You find what appears to be a piece of sheet, music folded into the pages of the book. Oh, sheet music, ok. Mi sa che devo combinarlo con qualcos'altro allora. Si va avanti, dai, si va avanti. Piuttosto bene, grazie, piuttosto bene. Stai seguendo questo gioco per caso da qualche parte? Altrimenti se vuoi chiedere qualcosa al riguardo cerco di spiegarti. Ecco, un Souls-like comunque. È un Souls-like. Indie, però un Souls-like. Allora. Qui abbiamo un oggetto. Adesso lo apriamo. Questo che sembrerebbe una cassa da aprire, e stranamente non si apre però. Questo è da leggere? Sì. Più o meno. Once upon a time. Ok. Paolo, potrebbe essere, ma non ci spero troppo, sai? Qua ci sarebbe da leggere un sacco, ragazzi. Ci sarebbe da leggere un sacco, ma io sono una mezza sega, per cui lasciamo stare. Capisco quello che c'è scritto, ma tradurre in tempo reale, no. E stare dei quarti d'ora, neanche, purtroppo. Allora, ok. Ti piacciono i Souls-like? Allora, facciamo così, facciamo così. Whoever creeps near my room, be gone with you. I've nothing to say. Chi è questo? Who are you to be so damnably persistent? Perché ti I nascondi? hide only from myself, stranger. Many lives did I ruin with my selfish vanity. Many children lost. Potrebbe essere il re? It is only fit that I remain here. In self-imposed exile. Who sleeps? Your Have you children? any of your own? No, I think not. Yours is an all-consuming cause. Never will you see your offspring suffer and die. Never will you know the pain of true loss or feel the sting of shame as I do. Consider yourself fortunate.
Whose lives? Le vite di chi? I damned every one of us, for I earned the wrath of the Cyclops. Now my king suffers, and I cower in fear and grief. Il ciclope è morto. Then we are truly damned. Allora siamo veramente dannati. C'è qualcosa che posso fare? One thing. My youngest, most precious daughter possessed a locket, a gift from her father, her king, bestowed on the first day of her 12th year. Ce l'ho, ce l'ho. Il locket, if ce l'ho. If you could retrieve it and allow me one last memento, it would mean the world to me. Ce l'ho io. You have the locket? Sì. Give it to me. Give it to me that I may imagine my daughter's presence once more, that I may beg her spirit for forgiveness. And here, stranger, accept this token, for it represents my pitiful gratitude. La tua gratitudine, vediamo? Ma è una merda, eh. Cioè no, ok, perché in realtà non è che mi fa schifo, eh. Però, cazzo. La scheggia di drago rara, tutto qua? Ma vai a cagare. Allora, potenziamo sta cosa, dai, perfetto. Max level, bene, 115 più 115, affinità con l'agilità. E questa qua, 45 più 136. Cosa manca? Ah, un'altra scheggia, va bene, va bene. Apro quella cassa, ci proviamo, ma non si aprono. A meno che non possa romperla, ma dubito, dato che non si può rompere niente in sto gioco. Allora, questo qua è già aperta. Qua non si apre, ve lo garantisco. Qua non c'è niente. Secondo me quello lì era veramente il re, sapete? Dato che parlava appunto della figlia che dovrebbe essere morta, che doveva andare in sposa, diciamo, con il ciclope, se non ricordo male. Allora, di qua, ok. Oppure vediamo un attimo, perché qua, essendo tutto molto simile, è anche molto molto facile perdersi. Io sono venuto da qua, sì, questo me lo ricordo. Di qua cosa abbiamo invece? Un cazzo di niente. Per cui proseguiamo. Bene, bene, bene. Andiamo di qua. Ah, ecco, questo era il bivio. Non è vero, non è un bivio. Questo non è un bivio, di qua allora. Perfetto. Spero di non aver dimenticato nulla. Aia. Niente, la lancia contro questo non fa veramente un cazzo, eh. Sì. Ah, mi ha messo in un angolo. Come cazzo me ne vado io? Cioè non vedo neanche il mio personaggio, ma porca di quella puttana. Facciamo le vulnerabilità e andiamoci un attimo in lava. Bam. Aia. Ma che cazzo, morirò. Sì. Ce l'ho fatta. Ah, questo è un lanciafiamme, bene. Vediamo se riesco a livellare con questo, ma dubito seriamente, onestamente. Mi sa che morirò. Ah già, che ho anche due di queste ora che ci penso. Vediamo un attimo. Qua livelli non ce ne sono. Apriamo. Odio di drago. E una scheggia. Bene. Dragon Shard 2 ancora, eh. Me ne servono tre per potenziare un po' lo spadino. Che poi anche potenziandolo un po', onestamente è molto sottosviluppato. Devo fare almeno 3-4 livelli. Usarlo prima credo sia molto controproducente. Questi qua. Ah, ho capito. Ho capito, è qua che va la rotellina, diciamo, che trovai molto tempo fa. Quello di cui parlavo prima, in pratica. E infatti, oh, che bello, che bello, che bello. Questo qua, io ci metto questa e lui va avanti e mi apre la porta. Quindi secondo me questa qua è una cosa opzionale. Vai, vai, vai. Aiutami. Beh,
Basta? Ma che carica di merda è? Ah, forse devo farlo incazzare, non lo so. Ma... vai avanti, per favore. Beh? Ciccio! Oh. Vai avanti? Con calma. Ci è voluto un po' di tempo, però ce l'abbiamo fatta. Allora, fermi tutti, eh. Tu stai lì, mi raccomando, buono. Io sono venuto da qua, abbiamo detto, vero? Sì. Qui a destra c'è questo. E qua a sinistra cosa abbiamo di bello? Allora, secondo me qua si va avanti con la trama. Ups. Non so il perché di quella cosa lì. Perché ci abbiamo messo così tanto, onestamente. Era una cosa voluta? Boh. Non te lo so dire. Comunque ce l'abbiamo fatta, dai. L'importante è quello, più o meno. Una nuova arma. Una falce. Don't fear the Reaper. Tante armi da potenziare e poche schegge di drago. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Secondo me questa qua scala in agilità. Vediamo un attimo. Labyrinth. No, Labyrinthine Shite. Agility Affinity. Eh sì. 30 più 157. 45 più 136. Perché qua scala molto di più. Però è anche vero che è un attacco base. Vediamo com'è. Ah, è molto veloce come arma. Ma è una pippa per il momento. Non possiamo usare un'arma con un attacco così basso. Proseguiamo. Cioè, potremmo, se fossi bravo a giocare. Ma bravo a giocare non sono. Eccolo qua, ciao ciao. Vediamo nell'inventario cosa che ho. Master Key, Labyrinth Rune, Keycard, no. Oh, perfetto. Ah, giusto. Ah, beh, almeno quello, dai. Adesso però, E quindi, cosa devo fare io qua? Ah, lo spartito musicale, è vero, cazzo. Ah sì, ci credo, sì. Che cazzo. Qua ci va lo spartito musicale. Veloce. Questo qua è il primo. Questo. Qual è quello a due? Il terzo, questo qua. Quindi è questo, questo, questo. Ok, ce l'ho fatta. Un po' a culo, ma ce l'ho fatta. Non ne posso più. Ah beh. Bene. Via. Mi devo curare. Non sa usare lo scudo, ci mette troppo tempo. Vabbè. Quindi questi qua sono nemici anche di quelli. Utile a sapersi. Qua niente. Qua mi sa che c'è un portale. Perdo un sacco di frame, non so il perché. Vabbè. Scorciatoia. Pare di sì. Vediamo cosa c'è dall'altra parte che non mi ricordo. Ah, tu.
Vediamo. Ah, sì, ho capito dove siamo qua, sì. Bene. Schegge? Niente da fare. Utile a sapersi allora, eh. Ma non c'è niente. Andiamo giù allora. Almeno dovrebbe essere giusto in teoria di qua. Eh sì. Ha. Ho una brutta memoria comunque, Xianga. Cioè, avevo intuito poco dopo, però il problema è che faccio fatica a ricordare le cose, vabbè. Ah. Mamma mia, che parto, che parto. Alcuni nemici veramente non riesco a farmeli piacere. Io vorrei giocare a giochi tipo Dark Souls, Bloodborne, scusate singhiozzo, oppure anche Sekiro. Però, boh. Ho paura di andarmi a farmi del male. Al fegato perlomeno. In live è tutto un po' più carino alla fine, però. Però. Allora, qua niente. Siamo nel labirinto, eh. Sì. Sono deboli questi qua. Bello come muoiono. Che figata sta parte, eh. Ok, ma da che parte si va? Cioè, nel senso... Figata, cazzo. Sarà che ho poca vita, non lo so, onestamente. Possiamo andare di qua adesso, ma siamo sicuri che sia la parte giusta? Boh. Allora, vitalità. Agilità. Andiamo, vediamo. Siamo ancora nel labirinto qui. Oioioioioi. Qua evoca nemici. Bella storia. Ah, queste porte si aprono. Basta rimanere un po' di tempo lì. Io ero andato di qua prima, mi pare, vero? Sì. E sono venuto dalla pietra. Sì. Non si sa mai. Manca poco per il livello nuovo. Va bene. Adesso sono sbucato da lì, vero? Sì. Vediamo cosa c'è di qua. Serve un nuovo pezzo, mi sa, eh. Vediamo un attimo. Combina, eh. No, non è questo allora, non è giusto. Non suonare, non suonare. Ah, attacca allora. Mi fa anche parecchio male in realtà. La scheggia ovviamente nulla, perché sono sfortunato. Devo trovare altre chiavi, eh sì. Eh sì. Questo non si apre da qua.
Ah, sapete cosa? Allora, evidentemente la porta di prima si apriva solo dalla parte esterna, dalla parte dietro in pratica. Io l'ho sbloccata, mi sa. Come devo sbloccare quella lì? Probabilmente questo qua ci porta là in fondo. Vediamo. Credo. Beh, carina come cosa, dai. Vai. Grazie mille. Che culo. Ogni tanto, livellare nel momento giusto. E questo qua? Pare cattivo. Ma... Ai. Ah, questo qua droppa schegge rare. No, non diventa invisibile, si teletrasporta proprio. Si teletrasporta questo, aia. In realtà droppa schegge rare, ma anche comuni. Questo? No. Pensavo fosse una cosa con cui interagire, invece niente. Oi. Ho un brutto presentimento. Veramente brutto, ecco, per l'appunto. Sì. Giustamente lo scudo che ci mette una vita, cazzo, a tirarlo fuori, tanto per cambiare. Dai. Uno. E l'altro? Curiamoci nel frattempo, va. Quanti devono batterne? 4? Ah, beh, allora. Vediamo se riesco a potenziare. No, 5 di 8. Beh, ma in realtà non sembrava difficilissimo. Basta solo parare al momento giusto, vero? E che fa colpi singoli, dai. Dai. Aia. Cazzo. Cioè, ho livellato e mi ha tolto tutta quella vita lì comunque. Ah. Merda, due alla volta, questo non va bene però, eh. E se faccio quest'arma qua? Vediamo. Così magari ci sto un po' più distante. Almeno speravo. Ok. Questa è una buona cosa. Merda. Aia. Qua dentro c'è la chiave che mi serviva prima, allora. O perlomeno una chiave.
Vediamo. Solo un pezzetto, eh. Labyrinth Rune numero 2. Bene. Mi sa che arriverò alla fine del gioco tipo vecchio decrepito, da pensione in pratica. Se vado avanti così. Che poi in realtà qua non è andata neanche particolarmente male. Ogni tanto si buggano anche i cosi, i lock, le vite dei personaggi, dei nemici qua, qua in là. Va bene, dai. Evoca, evoca, infame. Giusto, giusto. E di schegge nemmeno l'ombra. Ecco, qua apro in pratica. Perfetto. Torniamo indietro. Ci serve un altro pezzo. Devo capire. Allora, qua ci posso mettere un pezzo, però ne manca un altro comunque. A meno che fermi tutti. E se le combino fra di loro? Se le combino fra di loro, vediamo un attimo. Ma non credo. Ah! Ah. Va bene. Allora non c'è nient'altro da fare qua, credo. Qua io credo che siamo verso la fine. Mi sa che siamo verso la fine. Questo è il checkpoint. Adesso chiudiamo la puntata, ragazzi, e vado in GTA Online. A fra pochissimo. Ricaricate la pagina se non vedete, eh.